C'è ancora una piazza gremita di persone che vogliono dare l'ultimo saluto a padre Enzo Pojana. La cerimonia funebre è appena terminata. Adesso partirà il lungo corteo perché la città di Padova deve dare, l'intera città deve dare l'ultimo saluto a padre Enzo Pojana. Il corteo si snoderà lungo le riviere, via Giotto, viale Codalunga, via Aspetti, per arrivare direttamente al cimitero dell'Arcella. Sono tornato appositamente per questo, proprio ieri notte. Io ho voluto essere assolutamente presente anche se ero all'estero, ma ci legava un'amicizia anche al di là del rapporto istituzionale. Io ho sempre apprezzato la sua schiettezza, cioè la sua schiettezza, il fatto che quando doveva dirti una cosa te la diceva. Direi due ricordi, uno come alpino chiaramente perché era stato sergente degli alpini, quindi con noi era molto molto legato, e un altro invece come rettore, in quanto da quando era arrivato ha dato un'aria nuova di giovinezza, fra virgolette, se vogliamo dire, e poi l'uso che lui ha fatto dei media in modo consapevole è stata una cosa fantastica. Siamo poi creduli perché oltre ad essere un alpino per noi era veramente un fratello. Padre Pojana è andato avanti, come dicono gli alpini, e io spero di raggiungerlo in paradiso quando sarà ora. Un uomo di esempio, un uomo di preghiera, un uomo che ho fatto 100 km per venire adesso al funerale suo. Molto gentile, premuroso, ma buono.